Mi auguro che insomma questa partita possa essere una, come dire, propedeutica ad altre buone gare, sono risultati. Stasera era una serata dura, difficile, dal punto di vista emotivo molto difficile, poi avevamo cominciato anche bene, poi improvvisamente abbiamo subito il gol in un contesto chiaramente freddino, per usare un eufemismo nei nostri confronti, ed era difficile, abbiamo patito un po' i primi minuti dopo che abbiamo subito, poi la squadra non si è lasciata prendere né dalla frenesia né dall'isterismo, ha cominciato a giocare, ha cominciato a fare quello che era giusto che facesse, e questo per me è un aspetto importantissimo, direi quasi fondamentale. Poi con gli episodi, tante volte gli episodi ci sono stati sfavorevoli, raccontavo ai vostri colleghi di Taranto il corso di Rasembe contro la Reggiana, voglio dire, invece adesso no, e quindi insomma sono contento del risultato chiaramente, ma anche della prestazione. Sulla formazione iniziale, dopo alcuni mesi, oggi se non sbaglio è la prima volta che iniziamo con un 4-3-3, insomma con qualcosa di diverso. Se posso chiedere come mai di questa scelta, che cosa nasceva? Innanzitutto noi su questo modulo ci stiamo lavorando già da un paio di mesi, quindi tutte le settimane, anche durante le partite, qualche volta lo abbiamo adottato. Dall'inizio. Beh, è stata una scelta chiaramente non facile, no? Perché per i tanti risvolti che sarebbe potuto essere in caso di difficoltà, di saggio, però ritenevo fosse giusto questo, anche per eventualmente gestire una partita di due tempi. Ritengo che questo sia un modulo che si avvicini molto al 4-4-2, ritengo che abbia soluzioni difensive e offensive di buon livello, siccome i ragazzi lo fanno abbastanza bene, ritengo che insomma si possa adottare in certi momenti, in certe situazioni, poi vedremo insomma il da farsi anche in funzione delle partite, delle squadre contro le quali. Mister, forse il Benevento in questa partita è venuto fuori dalla situazione più difficile di tutto il campionato, ti dico. Eh beh sì, certamente sì. Quindi questo è un segnale molto importante. No, per me sì, stasera è stata una partita di buonissimo livello. No, ma anche considerando il trend un po' sì, così. Sì, no, ho giocato buonissimo livello dal punto di vista psicologico, cioè sto facendo riferimento a quello che dicevi tu. È una partita non semplice, in svantaggio. Ripeto, un ambiente insomma relativamente ostile, non molto ostile onestamente, abbastanza, cioè, ma no, ma ne, cioè, insomma freddino, diciamo freddino, e quindi insomma non era semplice, invece ha fatto, quindi sì. Emotivo ha fatto benissimo. Sì, mister, volendo riscaldare simpaticamente l'ambiente, cosa ha pensato delle sue battute dopo aver subito il gol? No, non c'è nulla. Altre volte invocato la Madonna. No, non ho avuto tempo di pensare perché era un momento abbastanza tragico, quindi non c'era proprio niente. Non capisco. Non ho pensato proprio nulla. Cercavo di vedere un po' cosa c'era da fare. Grazie. Prego. Mister, è stata una settimana un po', diciamo, agitata. Turbolenta. Ho parlato anche con Mariotto che mi ha dato una risposta, diciamo, da dirigente. Come l'ha gestita lei da tecnico invece questa settimana, anche da un punto di vista motivazionale per i ragazzi? Che ripercussioni ci sono state, se ci sono state? Accettando la realtà, così l'ho gestita, non immaginando una realtà diversa, non pretendendo una realtà diversa, non pretendendo comportamenti diversi, pensieri diversi, accettando quello che era. Io la chiamo rassegnazione attiva,
quella che dice succeda quel che succeda, quel che succeda, ma facendo tutto quello che c'è da fare. Così abbiamo gestito questo momento. I ragazzi come hanno reagito a questo suo modo? Bene. C'ero visti nel momento di grande difficoltà, li ho visti relativamente tranquilli, relativamente presenti, relativamente sereni.